Sara Innocenti per gestire palla, ma a questo punto è davvero finita. 30 secondi al termine, tiro da due, canestro per Carolina Valentini, che bagna il suo esordio in Serie A2 con un canestro. Ho paura che per lei ci sarà qualcosa da offrire nella settimana. Silvia Sarni, ancora il tiro da due, ancora il canestro, 2-2 per Carolina Valenzini, che firma questa vittoria, la terza consecutiva per la RR Retail Polisportiva Galli. 82-68, amici sportivi, grandi festeggiamenti in campo, continua il sogno della squadra di coach William Orlando, del suo vice Andrea Fanchini e del patron Argiro. 6 punti in 3 gare di campionato, ancora imbattuta la RR Retail, supera anche lo scoglio cestistica savonese. Terza vittoria su 3 gare disputate per RR Retail Polisportiva Galli, una grande partita, molto più difficile sicuramente contro cestistica savonese, perché le ospiti erano partite con grande grinta. Da questo punto di vista due squadre che si assomigliavano, subito pressing sul possesso palla per cercare di sporcare appunto le linee di passaggio, per cercare di recuperare palloni. Questo ha creato grosse difficoltà alla RR Retail nei primi due quarti. In effetti primo chiuso 19-18, all'intervallo 41 pari. Nel terzo quarto però la svolta è cominciata con RR Retail, che è riuscita pian pianino a imprimere un ritmo per la squadra ospite insostenibile. Nell'ultimo quarto in effetti le cose si sono viste, la squadra ospite ha segnato solo 10 punti nell'ultima frazione, chiusa 82-68, poi la gara a vantaggio delle padrone di casa. Da segnalare la solita prestazione di Federica Iannucci con 28 punti, ma anche 16 di Melissa Rondinelli, 15 per Silvia Sarni per quanto riguarda RR Retail. Nella squadra ospite 18 di Lucrezia Zanetti, 19 per Faidra Schiadopoulou, che ha veramente dominato sotto i tabelloni. Terza vittoria su 3 gare per RR Retail. Adesso c'è una prova molto difficile in trasferta contro il San Raffaele Roma. Questo sarà davvero un match che potrà dire dove può arrivare la squadra di coach William Orlando, ma per adesso in casa polisportiva ci si godono i 6 punti in classifica. Maria Lazzaro, al termine di un match che stavolta forse è stato più difficile del previsto, venivate da 2 vittorie molto larghe, con Savona qualche problemino in più. Sì, in effetti è stata più dura rispetto al solito, sicuramente loro hanno messo molta più intensità rispetto a noi, noi siamo partite un po' più scariche rispetto alle altre partite, però alla fine gli ultimi 2 quarti abbiamo messo più intensità e siamo riuscite a vincere. In effetti abbiamo visto proprio nei primi 2 quarti anche le statistiche non parlavano a vostro favore, invece dal terzo al quarto quarto le percentuali sono nettamente aumentate, soprattutto forse anche fisicamente siete rimaste ad un livello superiore rispetto alle avversarie. Sì, loro i primi 2 periodi anche al rimbalzo hanno preso tutti i rimbalzi, quindi avevano più possibilità di riattaccare, e noi invece eravamo un po' più molli, quindi anche questo ha influito nei primi 2 quarti. Carolina Valenzin, giovanissima, è chiamata in campo negli ultimi minuti e subito 2-2. È stata una grande emozione, infatti sono sempre molta ansia prima di entrare, non sapevo come sarebbe andata, però insomma sono contenta del risultato. Ma questo ti costerà qualcosa in settimana probabilmente. Sì, dovrò portare le paste o la pizza, vediamo.
comunque, al di là di tutto, una gran bella partita per voi e soprattutto continua questo sogno, 3 gare, 3 vittorie. Sì, è davvero un grande sogno e per adesso sta andando bene. Dobbiamo continuare così e continuare ad allenarci con intensità e vedremo. Coach William Orlando, diciamo stasera un po' più provato, tra virgolette. Sì, questa sera un po' più provato, però sotto un certo punto di vista è bene anche fare delle partite dove comunque c'è la partita fino al terzo e al quarto periodo, perché fino adesso comunque avevamo sempre giocato partite dove avevamo chiuso, diciamo, presto la partita, e quindi è stato buono per vedere anche eventualmente la reazione della squadra in una situazione più di difficoltà, fermo restando che sicuramente non mi è piaciuto l'approccio, come diceva giustamente Maria Lazzaro, della partita della mia squadra, perché eravamo troppo molli nei primi 2 quarti e non eravamo intense come al solito, eravamo distratte in tutte le situazioni sia offensive che difensive, e questo non deve succedere, perché oggi semmai giocavamo in casa e siamo riusciti a riprendere la partita e andare sopra, ma soprattutto quando sei in trasferta questo diventa tutto più difficile, quindi dobbiamo partire sicuramente meglio di quello rispetto a quello che abbiamo fatto stasera. Abbiamo già accennato, ma soprattutto direi la nota positiva è l'aspetto fisico, perché l'impressione è che Savona sia anche crollata fisicamente, mentre RR Retail dal punto di vista fisico ha tenuto per tutti e 40 i minuti. Sì, qui io mi allaccio al tuo discorso per ringraziare anche la società, il patron Argirò, RR Retail, perché ci stanno mettendo a disposizione diciamo tutta l'attrezzatura, gli spazi di palestra, il preparatore atletico, tutto ciò che è necessario per fare bene. Quindi questa condizione fisica buona che abbiamo è dovuta anche a un lavoro che facciamo durante la settimana, che è, diciamo, ben organizzato, e abbiamo tutto ciò che ci serve per fare bene. Poi in più abbiamo anche una panchina delle ragazze che quando entrano in campo ci riescono a dare intensità e qualità nei cambi, quindi diciamo rispetto alle altre squadre nel terzo e nel quarto periodo spesso siamo più freschi. 3 partite, 3 vittorie, cosa significa? No, diciamo il campionato è lungo, sono 28 partite, quindi la strada è lunga da fare. Fa sicuramente piacere aver fatto 3 partite, 3 vittorie, perché si lavora con più serenità e con più consapevolezza, però sappiamo che arriveranno anche i momenti dove ci saranno le sconfitte, e lì dobbiamo essere bravi comunque a rimanere calmi e continuare a lavorare e proseguire su questa strada.